Ecco, ci è passato il 23 di giugno, giorno importante da ricordare, giorno di San Giovanni Battista, si festeggia appunto l'onomastico di San Giovanni il Battista, ed è anche il giorno in cui non solo quest'anno c'è stata una grandissima luna piena e io avevo un febbrone da cavallo, quindi ho dovuto trascurare il mio bagno di luna all'alba, ma non me lo voglio, guarda, no, non lo voglio neanche ricordare. Comunque sia, ho raccolto un pochino di perico, l'ho raccolto oggi, e comunque quest'anno sono un po' preoccupata perché di perico in giro ce n'è veramente poco. Non so se è stata a causa delle grandi piogge o non lo so. Comunque, dalle parti mie se ne trova poca. L'ho raccolto proprio nei sui scigli di alcune strade di campagna, salendo su per casa mia. Ma come vedete, un mazzo io l'ho seccato fuori e un altro mazzo, eccolo qua. Ora si vede male perché purtroppo c'è sempre molta poca luce a casa mia. Eccolo qua, vedete? Voilà. Quindi ora è il momento di andare a prendere ogni fogliolina, cioè scusatemi, ogni fiorellino, eccolo qua, vedete? Eccolo qua, per poi metterlo, io lo metto dentro questo contenitore perché ne faccio tanto. Poi vi ricordo che c'è tre bottigliette da 100 ml per voi in regalo, farò l'estrazione a metà luglio appena l'olio è pronto. L'olio di girasole biologico, come vedete, io lo prendo all'Esselunga, ma si trova tranquillamente anche alla Coop. Si trova nelle boristerie, avete la marca più che altro il Crudinio, un pochino più forte ed è spremuto a freddo, quindi questo è un pochino più importante, più ricco, diciamo, di vitamina A. E invece questo qui, vedete, di girasole di pressione, naturalmente ricco in vitamina E. Va bene, però c'è la fogliolina, eccola qua, qui non riesco a riprendere la fogliolina che indica che è biologico, quindi ci fidiamo perché oggi dobbiamo fare così. Quindi metterò l'olio, prima riempio questo vaso di fiori e poi coprirò praticamente i fiori con l'olio. Vi faccio vedere quando ho terminato questa operazione. Intanto vi volevo dire, io lì per lì non ci credevo, l'iperico si chiama anche perforatum, perché se prendiamo queste piccolissime foglioline e le andiamo a mettere contro sole, sembrano proprio bucherellate, ci passa attraverso la luce del sole. Quindi molto simpatica questa cosa, interessante, ecco, anche a livello floriterapico, se si può dire. E vedete questo fiore così proprio stellare, come una grande stella solare, no? Gialla proprio come il sole, quindi apporta calore. Vi ricordo che l'iperico è importantissimo, lo troviamo in tintura madre e in compresse come antidepressivo per eccellenza. Quando ci troviamo in stati di depressione anche importante, l'iperico dà una grande mano, magari affiancato anche a qualche fiore di Bach, come potrebbe essere il Rescue Remedy, il Gentian, il Gorz. Però ecco, già l'iperico di per sé in tintura madre o in compresse, secondo me è un antidepressivo per eccellenza. Io l'ho anche utilizzato in passato e l'ho anche dato molte volte alle persone che si rivolgono a me, specialmente quando le crisi anche adolescenziali, quando vengono lasciate dal fidanzato, vengono bocciate a scuola, hanno litigato con le amiche, comunque queste crisi di, tra virgolette, questa non è depressione, però è tristezza. Invece anche in persone dove effettivamente sono ritrovate in depressione per motivi anche validi, come la perdita di un marito ed altre situazioni importanti, ecco, l'iperico secondo me è un valido aiuto naturale che non è assolutamente da trascurare. L'olio lito invece è interessante perché è un ottimo doposole contro le bruciature, quindi tutta l'estate chi poi riuscirà a vincere il mio olio lito e vi arriverà rosso come il sangue, bellissimo, fluido, ve lo farò vedere assolutamente prima di inviarlo a tutti quanti. E ottimo tutte le sere che si rientra a casa da una giornata di mare proprio per lenire la pelle, rinfrescare la pelle e non farla spellare, quindi che quella pelle che ha sofferto e che quindi si può creare delle bruciature proprio a causa di questo sole fortissimo, che vi garantisco, io ho fatto 2 giorni di sole, mi sono presa la febbre a 40, quindi vuol dire che questo sole non è un sole da cui non bisogna aver paura, ma assolutamente il contrario. Ecco, e poi è ottimo anche in cucina, quindi proprio per le bruciature del forno, della stufa, ma anche del ferro da stiro. E ottimo contro i dolori muscolari per andare a riscaldare la pelle. Quindi io dico sempre, spesso secondo me l'iperico è ottimo per i dolori di freddo, le frescate, il classico torcicollo, i dolori lombari.
muscolari, quindi tutti questi dolori muscolari. Quindi vedete come l'iperico è interessantissimo da ogni punto di vista. Poi magari sul mio sito metterò qualche altra informazione. Intanto procediamo con il nostro Lolito. Ecco, come potete vedere ho cominciato a riempire il mio barattolo. Come faccio però? Io uso ovviamente delle forbici. Ho preso un ramoscellino di fiorellini. Ovviamente non li vado a tagliare tutti perché se c'è quello brutto con le foglie, per esempio tra questi fiori ne troviamo alcuni, mi rimetto sotto la luce, eccolo qua. Ne troviamo alcuni come questo qui, aspetta che lo ingrandisco, come questo qui che ovviamente non va scelto. Ancora si vede meglio, mentre i primi sono meravigliosi, quindi io vado semplicemente a tagliare la prima parte del fiorellino, ok? Quindi senza mettere foglie o gambi assolutamente. Poi se vi va qualche fogliolina, insomma, anche a me, come vedete, insieme a qualche fiore, forse qualche fogliolina è caduto, ma insomma, non è questo che crea il problema. L'importante è non metterci dei fiori brutti o già ammarciti, va bene? Ok. Ecco, un'altra cosa importante, questo è l'ultimo ramoscello e poi ho terminato con quello che ho potuto trovare oggi. Una cosa importante è che, come potete vedere, il tempo non è stato a nostro favore, quindi non è ancora sfiorito del tutto, troviamo dei piccoli boccioli. Io metto anche quelli, ormai questo l'ho levato, però probabilmente se lo coglieremo e verrà il sole, magari anche alle giuste temperature, non che bruci tutto, ovviamente sfiorirà e quindi questo mazzolino avrebbe avuto molti più fiori. Quindi vanno bene anche i bocciolini, a questo punto non possiamo fare diversamente, ok? Finisco. Ecco, la luce vedo che è sempre peggio, però questo praticamente io ho aggiunto il mio olio. Io ora ne ho messo tanto, voi non dovete fare come me, perché io ho altri fiori fuori poi che devo aggiungere, quindi è una cosa che poi farò più tardi, ecco. Comunque volevo fare il video subito, quindi ho rimandato. Allora, quindi voi dovete fare in questo modo qui, riempite il barattolo di fiori come potete vedere e poi lasciate leggermente un dito sopra di olio a tutti i fiori di iperico. L'olio che si può usare è un olio di semi di girasole spremuto a freddo, si può usare un olio di semi di sesamo per chi vuole spenderci di più e sempre biologico, il sesamo lo trovate nelle erboristerie sui 500 ml, quindi su mezzo litro d'olio vi costa intorno agli 11-12 euro, quindi è molto caro, però è anche un olio molto prezioso, molto ricco di vitamina E, è molto molto lì, rimane molto liscio sulla pelle, unge molto meno rispetto agli altri oli, quindi veramente un ottimo olio secondo me. Io spesso e volentieri faccio metà e metà, faccio metà semi di sesamo e metà olio di semi di girasole. Nulla vieta che chi vuole o chi lo produce può mettere un olio extravergine di oliva, ovviamente verrà un olio molto ricco, più grasso, anche un pochino più meno fluido sulla pelle, no? Perché è un olio molto più corposo, provatelo e ne basta assolutamente poco. Se poi dall'olito lo trasformiamo con la cera d'api in unguento, vi viene una crema per pelli molto secche in questo caso, ok? Un unguento via per pelli molto secche. Poi si può mettere un olio di mandorle o un olio di jojoba e anche l'olio di cocco, anche se per l'olio di iperico a me non mi piace. Considerate che l'olio di jojoba è ottimo per il viso, quindi l'iperico difficilmente si mette sul viso, a meno che non viene utilizzato esclusivamente come doposole. Ecco i miei fiorellini, qui a breve, a brevissimo tempo, diventerà rosso, proprio rosso sangue, è una cosa incredibile. Alcune persone mi hanno chiamato, una mia amica, una mia carissima amica naturopata, anche lei da Roma, dove dice che tutti gli anni fa l'olio di iperico, ma non li diventa rosso. Io non capisco il motivo, ora vediamo quest'anno questi fiori che cosa fanno, perché mi ripeto, questa stagione un po', non lo so, non mi convince molto. Va bene?
Allora, io vi aggiungerò un pezzo o farò una seconda parte proprio per farvi vedere come verrà tra una decina di giorni l'oleolito. Va macerato per circa dai 15 ai 20 giorni. Se vedete che comunque sia ci saranno delle belle giornate e di sole, belle calde, lo dovete esporre al sole e l'ho lasciato abbondantemente sui 20 giorni. Se invece vedrete che fa questa alternanza tra pioggia, vento, sole e così via, quando c'è il vento e la pioggia, vi conviene mettere il vostro barattolo fuori. Quando invece c'è un bellissimo sole, va all'esterno. Quindi contate i giorni di sole. Quindi speriamo che nel giro di 20 giorni riusciamo a fare l'oleolito di Perico. Va bene? Ciao a tutti! Ciao ciao ciao!